una spiegazione valida. Benvenuto nel distretto di Galata. Per molti secoli ha accolto gli orfani provenienti dall'Europa e dall'Asia. Non troverai varietà maggiore in alcun'altra parte della città. Per questo gli assassini ne hanno fatto la loro dimora. Mi piacerebbe vedere dove. Assolutamente. La confraternita è sempre ansiosa di conoscere l'uomo che ha messo a tacere il Borgia. C'è qualcuno in città che non sa che sono qui? Beh, la tua scaramuccia con i Templari in Terra Santa non è passata inosservata. Quando mi sono messo in viaggio, la violenza era l'ultimo dei miei pensieri. Cercavo la saggezza, il sapere della biblioteca di Altair. E non hai pensato che era rimasta sigillata per 3 secoli? No, lo immaginavo. Ma non mi sarei mai aspettato che fosse sorvegliata dai Templari. Inquietante, non è vero? 5 anni fa, l'influenza dei Templari qui era minima. Una piccola fazione e sognava di rimettere i bizantini sul trono. Ma sono aumentati giorno dopo giorno. E con l'assenza del sultano Bayezid, potrebbero tentare un colpo di mano. Non c'è un erede al trono ottomano? Non solo uno, 2 fratelli in lotta. Succede sempre in queste famiglie reali. Quando il sultano tossisce, i principi sguainano la spada. Fra Templari e Ottomani, immagino avrete parecchio da fare. Ezio, ho a malapena il tempo di lucidare la lama. Statevi addosso! Cerca di usare la parte affilata della lama. Lasciane qualcuno, eh? Io me lo devo ricordare. Altri Templari! Sta pronto! No, no. Guarda. Bisanzia è morta! Quanto te! L'intera città si desta per porgerti il benvenuto. Prima i reggenti e ora i ratti. I soldati ottomani ce l'hanno a morte con quei briganti bizantini. Questo ci dà un po' di tempo. Quanto tempo? Pochissimo. Ti uccidono se solo li guardi storto. Anche se dopo se ne pentono. Commovente. Non è così male in realtà. Per la prima volta da decenni gli assassini possono vantare una forte presenza qui. Non è sempre stato così. Sotto l'imperatore bizantino, gli assassini venivano perseguitati e uccisi sul posto. Buongiorno. Ci siamo quasi. Go ahead.